della nostra azienda. Qui sono presenti due validi rappresentanti, la dottoressa Anna Starace e il dottor Simone Sera, sono in fondo, che hanno dato il vero contributo alla realizzazione del sito. Io mi limito soltanto a presentarlo dal punto di vista tecnico. Detto questo, spero di non annoiarvi in questa breve trattazione tecnica. Il mio è più che altro un discorso che vuole partire dall'analisi di un progetto. Io non vi nascondo che quando ho ricevuto la proposta di realizzazione del sito di Casoria 2 sono andato un attimino in panico, per il semplice motivo che Casoria 2 ha una storia, il direttore ce l'ha letta, e da questo punto di vista credo che vanno appunto i miei più grossi riconoscimenti: uno, perché ho collaborato in passato, e due, perché grazie a Casoria 2 ho raggiunto poi l'obiettivo di diventare giornalista pubblicista, quindi sono particolarmente legato poi a questo tipo di editoria. Seconda cosa, perché ovviamente, come tutti i progetti che nascono a Casoria, io ho lavorato per diverso tempo in Inghilterra, quindi nel momento in cui sono ritornato a Casoria ho avuto sempre un piccolo problemino di innovazione, cioè non sempre ho trovato persone valide ad innovare oppure disposte a creare qualcosa di nuovo. Quindi il primo patto, la prima richiesta che ho fatto al direttore nel momento in cui mi ha fatto questa proposta è stata appunto quella di non includere persone over 50 anni a parte lui. Quindi penso che, questo vi chiedo scusa, ma voi siete comunque... Sono over 70, quindi non rientrate nella... Sono over 20. Perfetto, allora va bene così. Quindi, visto le persone presenti dietro questo tavolo, credo che, a parte Pasquale Tignola, che si porta vecchio però è giovane, l'assicuro, non possiamo lamentarci. Passiamo avanti con la presentazione. Allora, abbiamo innanzitutto studiato l'ipotesi di portare Casoria 2 attraverso una fase di progettazione. Quindi, come tutte le fasi di progettazione, si divide poi in diverse fasi. Per quanto riguarda i siti di istituzione, quindi dal punto di vista di pubblicazione di contenuti online, le fasi che ci hanno interessato sono state queste qua: l'analisi dei requisiti, la progettazione del layout grafico, la gestione dei contenuti, una fase formativa, un'importante fase formativa legata poi a una fase di test, e poi la pubblicazione online del sito. In più, ovviamente, c'è stata poi la valutazione di quello che poi dovrà diventare questo giornale, perché oggi è una testata multimediale, domani ovviamente deve adattarsi un po' a tutte quelle esigenze del campo dell'editoria digitale. Obiettivi del progetto. Quando appunto mi sono incontrato col direttore, gli obiettivi sono stati diversi. Il primo su tutti era quello appunto di realizzare un contenitore di informazioni che non annichilisse il prodotto cartaceo, ma che lo arricchisse di quelle metodologie ormai tipiche dell'editoria digitale moderna: sintesi ed immediatezza dell'informazione, così come ha detto anche lui nel suo breve intervento. La sintesi ovviamente appartiene al web, cioè nel momento in cui voi vi trovate ad interfacciarvi con il web, di sicuro noterete che gli articoli presenti non sono di lunghezza come quelli della stampa tradizionale, ma sono bensì dei piccoli shot, cioè dei piccoli sunti di quello che è poi l'articolo reale. Quasi sempre questi shot vengono utilizzati dai quotidiani normali, tradizionali, per farsi poi per approfondimenti e quindi per produrre nuove informazioni. Ecco, magari parecchie volte la notizia che esce sul web di sicuro il giorno dopo viene approfondita e viene trattata in maniera specifica sul quotidiano. Come secondo punto, appunto, quello di offrire una piattaforma di immediato utilizzo adattabile alle nuove generazioni di web user e web reporter. Questi sono due nuovi termini che sono entrati da poco nei dizionari italiani. Il web user non è altro che l'utente medio di internet, quindi colui che cerca l'informazione, ma la figura più importante oggigiorno è quella del web reporter. Attraverso gli strumenti di social network, di Facebook, Twitter e quant'altro, il web reporter è diventato ormai simbolo un poco dell'espressione dell'informazione di oggi. Qualsiasi persona dotata di uno smartphone, di un iPhone, di un iPad e qualsiasi altra forma di qualsiasi altro strumento tecnologico può oggigiorno creare una notizia. La pubblica sul proprio profilo, e questo ovviamente profilo, se la notizia richiede oppure ha una caratura particolare, vi assicuro che diventa informazione. E nel momento in cui diventa informazione, non diversi sono i casi appunto che hanno portato questi web reporter nuovi a divenire proprio personaggi del mondo del giornalismo tramite attraverso la propria pagina Facebook. Quindi, da questo punto di vista, la nostra sfida era quella di creare un prodotto che riuscisse a soddisfare entrambi. Garantire una certa interattività con i lettori attraverso appunto l'uso di commenti e strumenti tipici del social network, la condivisione e il click on like. Cioè, in poche parole, sono due strumenti, questi che oggigiorno entrano nel lessico quotidiano. Chi di noi è su Facebook sa benissimo quanto è importante la parola condividi, che prima magari era una cosa sterile, ma grazie a Facebook ha acquistato una notevole importanza dal punto di vista della web information, e soprattutto la
il termine mi piace, nel momento in cui si uniscono, condivide, mi piace, si ottiene ovviamente lo scambio di informazioni, e questo ovviamente è alla base deve essere alla base di un progetto, di un sito di informazione online. In tutto questo ovviamente il direttore ci teneva a consentire la visione della rivista cartacea presente in edicola attraverso un formato digitale di facile e di universale consultazione. Questo perché? Perché oggigiorno, nel momento in cui andiamo a vedere un giornale in formato cartaceo, questo giornale qui automaticamente per il futuro si deve predisporre ad essere letto dai nuovi supporti multimediali, quindi computer, cellulari, ripeto, iPad, iPhone e quant'altro più vi sia a disposizione. Qual era la soluzione? Quelli erano gli obiettivi, noi abbiamo dato la soluzione. La soluzione si è trasformata in un web journal. Il web journal è differente dal blog, magari ecco adesso entro un po' più nel tecnico. Il blog non è altro che una pagina che gestite voi personalmente, cioè dal punto di vista pratico io mi apro il blog in maniera personale e inserisco le informazioni quasi sempre, al 90% inerente alla mia attività o alla mia professione o alla mia figura. Il web journal è diverso, il web journal deve garantire ovviamente la struttura di una reale redazione, quindi una redazione di quotidiano tradizionale. Solo che deve prepararsi ovviamente a quelli che sono i concetti del web che abbiamo detto prima. Quindi un maggiore controllo gerarchico sulle pubblicazioni, okay? Poi dal punto di vista della differenza dal blog, garantire differenti livelli di accesso adatti a una struttura di redazione propria e ben definita. Quindi il web journal ha una sua redazione che poi dopo vedremo attraverso il sito. Un'interattività con gli utenti sicura e mirata esclusivamente ai contenuti. Questo perché? Perché ovviamente il web journal non può garantire un accesso pubblico a tutti o la possibilità a tutti di commentare in maniera libera, perché capirete che i commenti ovviamente possono essere anche di natura anonima o si possono camuffare, quindi è importante che il web journal sia pronto dal punto di vista della sicurezza a recepire il contatto con il mondo. Quindi da questo punto di vista noi garantiremo bene o male la sempre riconoscibilità della persona che commenta. Ovviamente mi ripeto dicendo che l'integrazione nativa con i più famosi social network, tra cui Facebook e Twitter, che ormai raggiungono quasi tutti gli angoli del mondo da questo punto di vista, e la possibilità ovviamente di sfogliare il giornale in edizione cartacea da ogni angolo del mondo, così come dicevamo prima. Poi, sì, adesso lo proiettiamo. Per quanto riguarda il discorso del sito, ovviamente abbiamo cercato un attimino di lasciare la definizione di giornale. Infatti adesso che lo proietteremo noterete che dal punto di vista grafico è molto simile ad una vera e propria prima pagina del giornale. Infatti l'innovazione che abbiamo cercato di portare è stata quella appunto di creare una prima pagina di contenuti da dedicare esclusivamente appunto alle notizie un po' più importanti. Detto questo, signor direttore, sono pronto a presentare il sito. Eccolo qua, signore e signori, casore2.it. Da questo punto di vista noterete appunto che il sito è molto semplice, non ha molte peculiarità dal punto di vista grafico, perché vuole lasciare spazio ai contenuti. Scendendo in basso appunto notate la disposizione degli articoli in tipo giornale, cioè per i primi tre articoli abbiamo deciso di tenerli a dimensione intera, mentre invece per gli articoli che seguono abbiamo una disposizione in colonna, quindi richiamo un attimino un po' quello che è il layout di Casoria 2 dal punto di vista cartaceo. Ovviamente ogni articolo è contornato di diverse caratteristiche, tipo la possibilità di creare un PDF, quindi renderlo in modalità stampabile o perlomeno trasportabile su strumenti digitali, stamparlo e inviarlo via mail. In più a disposizione la possibilità di essere valutato, cioè ci sta la possibilità di commentarlo e di valutarlo dal punto di vista dell'importanza della notizia. Ovviamente gli articoli che sono più commentati, più valutati, assumono un'attenzione maggiore all'interno del portale. Come vedete, subito come primo articolo abbiamo la pubblicazione di un video, che non è altro che l'intervista che abbiamo fatto al direttore. Non la facciamo ascoltare perché bene o male non abbiamo possibilità di audio, però in ogni caso è presente online, quindi sì, vabbè, poi in un certo senso richiama anche il saluto che appena pronunciato. Detto questo, volevo un attimino concludere per poi passare un attimo la parola a Stefano. Questa era la home. Ok, allora. Sì, quello lo facciamo fare a Stefano, perché ci tiene particolarmente, dato che è una sua peculiarità.
Allora, per quanto riguarda invece il gestore della gestione dei contenuti, ovviamente, come essendo un portale questo accessibile a tutti, l'abbiamo reso dal punto di vista pratico proprio quanto più semplice possibile. Quindi chiunque abbia un accesso a internet dal punto di vista anche della non so, della disabilità motoria, della disabilità visiva, troverà in Casoria 2 un portabile accessibile al 100%. Questo è importante perché ovviamente oggigiorno l'informazione riguarda tutti, quindi tutti devono essere abilitati all'accesso all'informazione. Quindi laddove la biblioteca un giorno disporrà di materiale, di sussidi didattici per magari gli ipovedenti o gli ipervedenti, di sicuro troverà in Casoria 2 un sito di facile consultazione. Non a caso in questo modulo, questa è una cosa che abbiamo sviluppato noi e della quale andiamo un attimino fieri, ci sta la possibilità anche di agganciare una tastiera Braille. Quindi da questo punto, beh, non era per l'applauso. Grazie, non è la prova, noi ci siamo impegnati su diversi progetti sulla disabilità della vista e vi assicuro che gli utenti che navigano su internet attraverso questi strumenti sono veramente tanti, al contrario di quello che si può pensare. Allora, questa invece è un'area che ci tengo particolarmente. Ovviamente ognuno di voi da questo punto di vista avrà la possibilità di registrarsi al sito. Ovviamente la registrazione sarà soltanto nominale, cioè date nome, cognome, indirizzo email e entrerete a far parte della comunità di Casoria 2. Quindi si inizia a creare anche il concetto di comunità dell'informazione, quindi potrete commentare i singoli articoli, potrete condividerli, potrete magari, ecco, aggiungendo delle specifiche al vostro account, quindi chiedendo proprio una specifica applicazione oppure una specifica lasciapassare, anche pubblicare eventualmente qualche notizia da reporter. Magari questo è un progetto che affido alla redazione giusto per come sviluppo futuro. Infatti non a caso l'ho riportato qui, la possibilità appunto di condividere su Facebook, su Twitter, di inviare via mail e stampare ogni tipo di contenuto presente. Una cosa, diciamo l'ultima parte, su questo bene o male abbiamo speso molto tempo, guardando soprattutto le mie colleghe Sonia e Gilda, è stata la fase di test e la fase formativa. Da questo punto di vista ho trovato davvero delle valide persone che hanno subito recepito la novità del Web Journal, anche perché forse per cultura erano predisposte un po' all'utilizzo di internet. Questo per noi è stato fondamentale, vi assicuro che sarà poi la chiave di successo di questo sito, perché sono particolarmente convinto che è stato applicato ed è stato consegnato a persone dal punto di vista pratico davvero competitive, davvero preparate a recepire questo tipo di informazione. Sono state attente alla pubblicazione, sono state attente alla gestione dei contenuti, quindi da questo punto di vista le ringrazio a nome della società poi per aver garantito una collaborazione proficua e soprattutto costruttiva affinché poi si realizzasse il progetto di consegna per questa giornata. I sviluppi futuri, vabbè, li lasciamo dopo per una questione anche di confronto magari con la platea, laddove vi siano domande o particolari dubbi, è quello appunto di ampliare la struttura attraverso dei web reporter che possano utilizzare il sito anche dal cellulare, quindi magari qualcuno che fa richiesta può attivare questo tipo di servizio e diventare anche un futuro web reporter di Casoria 2, perché no, anche pubblicista. Possibilità di pubblicazione di materiale, di foto, video attraverso dispositivi mobile, smartphone, quindi dal vostro cellulare, vedete un incidente, vedete una manifestazione, vedete un piccolo incidente, magari problema a Casoria, subito potete tranquillamente pubblicarlo online e far girare poi eventualmente la notizia. Inserimento di un calendario digitale per la promozione e la pubblicazione di eventi locali e non. Anche questo è importante perché un sito di informazione deve informare, quindi laddove vi sia un evento, una particolare manifestazione, è giusto che le persone che abbiano accesso al sito abbiano anche la possibilità di verificare quello che la città offre in quella determinata giornata e in quella determinata ora. Mi lascio con una frase appunto di Arthur Sulzberger, che in poche parole è l'editore del New York Times. Questa frase ha suscitato diverso scalpore ed è stata pubblicata decine di mesi fa. Non so se tra 5 anni stamperemo ancora il nostro quotidiano, stiamo parlando del New York Times, il più grande quotidiano americano, e sinceramente non me ne importa nulla. Internet è un posto meraviglioso. Questa la lascio come chiusura, come commento e soprattutto come eventuale spunto di critica per dopo. Grazie mille e buonasera a tutti.